La sentenza della Cassazione sul caso Ruby ha rinnovato divisioni e polemiche che hanno segnato per anni la storia recente. C'è euforia tra i sostenitori di Berlusconi e c'è chi oggi chiede una punizione per i magistrati di Milano che hanno avviato l'inchiesta Ilda Boccassini in testa, anche se rimane aperta un'altra indagine, il cosiddetto Ruby Ter, che potrebbe chiudere prima dell'estate. Incidente probatorio oggi al Palazzo di Giustizia di Ragusa, è iniziata l'analisi dei filmati degli apparecchi di sorveglianza disseminati nel piccolo centro siciliano. Nei video, secondo la procura, ci sarebbero le prove che Veronica Panarella ha mentito diverse volte agli inquirenti, a cominciare dall'effettivo tragitto seguito dalla donna il giorno dell'uccisione di suo figlio Loris. Ancora 24 ore di tempo per il presidente del Parma, Gianpietro Manenti, chiamato a presentare al tribunale un piano di risanamento finanziario della società di calcio che ha acquistato al prezzo simbolico di un euro. In caso contrario si procederà con l'udienza fallimentare già fissata per il 19 di marzo, come da richiesta avanzata dalla procura. Una frode fiscale da 300 milioni di euro denunciato dalla Guardia di Finanza all'amministratore delegato della PokerStars, una delle maggiori società internazionali del gioco online. Secondo l'accusa, le società italiane del gruppo avrebbero alterato i bilanci spostando la tassazione del reddito prodotto in Italia verso Malta e l'isola di Man, che al gioco virtuale riservano un trattamento fiscale agevolato. Una raccolta di fondi per restaurare la Basilica Inferiore di San Francesco ad Assisi, una colletta avviata dall'Ordine dei Frati Minori e che avverrà online. I francescani sperano di poter raccogliere in rete la somma necessaria, quasi 500.000 di euro. Tra le opere d'arte da salvare, le pitture di Giotto, Cimabue e Simone Martini. Buon pomeriggio a tutti voi. Dunque, la Cassazione ha assolto definitivamente Silvio Berlusconi dall'accusa di concussione e prostituzione minorile. In primo grado era stato condannato a 7 anni, poi assolto in appello, assoluzione dunque confermata ieri dalla Corte Suprema in tarda notte. Il caso Ruby è definitivamente chiuso, anche se rimane in piedi l'inchiesta Ruby Ter. Ma per Berlusconi questo è stato il processo più dannoso, come ha detto l'ex cavaliere. L'impianto accusatorio messo in piedi dalla Procura di Milano, quindi non è riuscito a resistere fino all'ultimo grado di giudizio. Ci sono quelli che esultano nel sottolineare la sconfitta della Procura di Milano e quelli per cui la modifica della legge Severino ha di fatto assolto l'ex premier. Giornalisti, avvocati, magistrati e politici. Tutto si mescola ancora una volta, come sempre quando l'imputato si chiama Silvio Berlusconi e le implicazioni sono stranote. Quello che è certo è che la parola fine messa ieri in tarda serata dalla Corte di Cassazione chiude di fatto un processo che ha rappresentato un pezzo di storia politica italiana, anche se rimane aperto il capitolo forse più insidioso adesso, quello del terzo troncone di questo processo, il Ruby Ter, la presunta corruzione di testimoni da parte dell'ex presidente del Consiglio. Restano le immagini, come quella della stretta di mano tra l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e il magistrato simbolo della Procura di Milano, Ilda Boccassini, nell'aula del Tribunale del processo Ruby, a fare da cornice, da sfondo a questa storia lunga 4 anni e finita con la conferma dell'assoluzione per l'ex cavaliere dall'accusa di prostituzione minorile e di concussione. In mezzo a intercettazioni, testimonianze, bonifici, la tesi delle cene eleganti portata avanti in primo grado dagli avvocati Ghedini e Longo e modificata poi dall'ultima difesa, quella di Coppi e di Nacci, che ieri, prima della sentenza, hanno ammesso, nemmeno noi contestiamo, che ad Arcore avvenissero fatti di prostituzione con compensi. E rimangono le parole, alcune entrate nel vocabolario della politica italiana, come bunga bunga, utilizzatore finale, ciarpame senza pudore o sistema prostitutivo per il soddisfacimento sessuale del presidente, per citare la requisitoria di Ilda Boccassini. Proprio contro il magistrato candidato a guidare la procura milanese si scaglia oggi il giornale di Sallusti, che parla di vergogna della Boccassini che ha rovinato un uomo e un paese. La Cassazione ha confermato che il processo Ruby non stava in piedi da nessun punto di vista e dunque totale la disfatta di chi lo ha costruito e portato avanti, dal procuratore capo Brutti Liberati alla PM Ilda Boccassini, ha affermato Fabrizio Cicchitto di NCD. La botta per la procura c'è,
e c'era già stata, con l'assoluzione in appello dell'ex cavaliere, dall'accusa di prostituzione minorile perché il fatto non costituisce reato, ovvero perché Berlusconi poteva non conoscere la minore età della ragazza marocchina, e dalla concussione per la telefonata a mezzanotte da Parigi al capo di gabinetto della questura Ostuni, con la richiesta dell'affidamento di Ruby a Nicole Minetti, che secondo i giudici di secondo grado non sussisteva il reato, è stato modificato dalla legge Severino. La riforma legislativa dice no, per fare reato non basta che un Presidente del Consiglio in piena notte da Parigi ti chiami, sì, e ti dice abbiamo un problema Ostuni, che vogliamo fare, sì, e tu ti adegui. No, tu Ostuni devi avere un beneficio concreto e pratico. Qual è il punto? Che se non fosse uscito fuori tutto questo grazie alle intercettazioni della cattivona Boccassini, come, sì, dice il giornale, ma che fine avrebbe fatto questo Ostuni secondo voi? Sarebbe stato promosso o sarebbe andato a Batu Carros? Io ritengo sarebbe stato promosso, e allora quello che è accaduto è semplicemente questo, che una norma di legge, sì, approvata da una maggioranza nella quale Berlusconi giocava un ruolo fondamentale, ha fatto sì che il processo a Berlusconi venisse meno, quindi non è colpa della Boccassini, ma è colpa... Ma non c'è stata una larga intesa? Ma assolutamente sì. L'euforia di questa giornata potrebbe essere presto offuscata dall'altra indagine, quella del Rubiter, ovvero della corruzione in atti giudiziari, che si potrebbe chiudere prima dell'estate e sul quale potrebbe pesare anche questo verdetto. Ora veniamo invece all'inchiesta sull'omicidio del piccolo Loris Stivale. Come sapete, in carcere c'è la mamma, Veronica Panarello, accusata di aver ucciso a fine novembre a Santa Croce e Camarina il proprio figlio di 8 anni. La donna però in carcere si è sempre dichiarata innocente. Questa mattina, ne parliamo proprio perché questa mattina è cominciato l'incidente probatorio per l'acquisizione dei filmati delle telecamere che sono entrate nell'indagine. Fondamentali nelle indagini, indispensabili nel processo, sono di nuovo le telecamere al centro del caso della morte del piccolo Loris Stivale, il bimbo di 8 anni strangolato a Santa Croce Camerina Ragusa lo scorso 29 novembre e che vede come principale indagata la madre Veronica Panarello, rinchiusa in carcere da ormai 3 mesi. Oggi al Palazzo di Giustizia di Ragusa l'incidente probatorio sul video degli apparecchi di sorveglianza disseminati per il piccolo centro siciliano, con le nomine dei periti sia da parte del giudice per le indagini preliminari che del consulente da parte del legale della mamma di Loris, Francesco Villardita. La prossima udienza è prevista il 26 giugno, nel frattempo tutti i filmati verranno copiati su DVD e consegnati ai legali coinvolti. In questi video ci sarebbero, secondo la procura, le prove che Veronica Panarella avrebbe mentito diverse volte agli inquirenti su come siano realmente andate le cose quella mattina, a cominciare dall'effettivo tragitto svolto dalla donna che ha sempre sostenuto di aver accompagnato Loris a scuola. Nessuna delle tante telecamere avrebbe ripreso la polo nera di Veronica nei pressi della scuola frequentata dal bimbo, anzi i video raccolti dagli inquirenti racconterebbero tutta un'altra vicenda che comincia con un litigio e la decisione di lasciare Loris a casa. Poi il ritorno della donna a una nuova uscita di casa con il passaggio 2 volte in una zona vicina al vecchio mulino, il luogo in cui il corpo senza vita di suo figlio venne ritrovato dal cacciatore Orazio Fidone nel pomeriggio dello stesso giorno della scomparsa. Al Palazzo di Giustizia era presente anche il legale di Fidone, il primo indagato nell'inchiesta della procura di Ragusa, e oggi decisamente defilato rispetto alla piega che ha preso l'inchiesta, anche se, come è sottolineato oggi l'avvocato di Veronica, il cacciatore resta ancora iscritto nel registro. Lo stesso legale della donna all'entrata nel palazzo aveva descritto l'incidente probatorio come una via per ristabilire la realtà. Tra qualche giorno la difesa avrà a disposizione tutte le immagini delle videocamere, quelle immagini che per l'avvocato della donna non sono affatto chiare e comunque non sufficienti per ritenere la sua assistita colpevole dell'omicidio di Loris. È una donna psicologicamente distrutta che ha perduto tutto, ha detto Villardita, ma nonostante questo ha una grande voglia di combattere per dimostrare la sua innocenza. Innocenza a cui ha smesso di credere anche il padre di Loris, Davide Stival. A Ragusa era presente il suo avvocato, che al momento ha deciso di non nominare un consulente di parte, ma ha ribadito che il suo assistito non ha alcuna voglia di incontrare Veronica Panarello in carcere. Ha visto cose in contrasto con quanto raccontato da sua moglie, ha detto il legale al termine dell'incidente probatorio. E ora seguiamo un'altra vicenda caratterizzata da continui colpi di scena sia giudiziari che societari, e riguarda il Parma Calcio. Innanzitutto perché spunta il nome di un ergastolano, protagonista di fatti di cronaca degli anni 70 e adesso consulente aziendale. E giovedì 19 marzo in programma l'udienza di richiesta fallimento avanzata dalla Procura appunto di Parma.
Il tempo sta per scadere, il presidente Manenti ha ancora 24 ore per presentare al tribunale un piano di risanamento finanziario del Parma. Se non dovesse succedere, allora si procederà con l'udienza per la richiesta di fallimento avanzata dalla procura della città emiliana, in programma il 19 marzo. L'attuale numero uno del club ha incontrato nei giorni scorsi l'immobiliarista Alessandro Proto, noto per i comunicati finti con cui annunciò la scalata a Toz, Unicredit, RCS e i relativi guai giudiziari. Fu condannato dopo patteggiamento a 3 anni e 10 mesi e multato per 4,5 milioni di euro dalla Consu. Proto, che già un mese fa aveva annunciato la volontà di acquistare il club, ha dichiarato di aver inviato un'offerta di acquisto di 500.000 euro non solo a Manenti ma anche al sindaco Pizzarotti, al presidente federale Tavecchio e al presidente della Lega Beretta. Un'offerta però respinta al mittente dal presidente gialloblu. L'unica certezza è che Manenti continua a viaggiare a bordo di una Volvo aziendale e che le spese di trasferta vengono pagate direttamente dall'autista. L'alternativa a Proto porta un fondo americano. È stato lo stesso Tavecchio a svelarlo, dichiarando di essere stato contattato da un importante studio legale di Roma, che gli ha prospettato questa nuova possibilità. Ieri l'avvocato Fabio Giordano, che aveva trattato l'acquisto del club per conto dell'imprenditore albanese Taci e che ha uno studio a Roma, ha confermato che un fondo americano starebbe valutando la possibilità di acquistare il club, anche se lui non ha mai avuto colloqui con Tavecchio. Altra strana coincidenza in una storia caratterizzata da continui colpi di scena. L'ultimo porta è Eugenio De Paolini del Vecchio, che ha alle spalle la condanna a 2 ergastoli per l'omicidio del patrigno e di 2 cugini tra il 1974 e il 1979. Oggi, per un cavillo giudiziario, è un uomo libero ed esercita la professione di biologo e consulente aziendale. Sarebbe stato lui a garantire ai dirigenti del Parma, nel periodo della gestione Taci, un interessamento nei confronti dei vertici della Guardia di Finanza di Parma, poi rimossi, per ritardare l'indagine sui conti societari. Secondo la ricostruzione compiuta dagli inquirenti, è ancora lui che la sera del 20 gennaio compare a cena all'hotel Maria Luigia di Parma, in compagnia di Taci, nell'incontro ufficiale dell'imprenditore con i vertici dell'Unione Parmense Industriali e il sindaco Pizzarotti. Secondo le intercettazioni in possesso della procura, De Paolini avrebbe promesso all'ex amministratore del Parma, Pietro Leonardi, anche lui indagato, che l'inchiesta sul fallimento del club sarebbe stata rallentata. Per riuscirci, De Paolini avrebbe cercato di entrare in contatto con il vice comandante della Guardia di Finanza, albanese, offrendosi di pagare una notte in albergo per i genitori che avevano soggiornato in città. Albanese, sospeso dall'incarico tramite il suo avvocato, ha respinto ogni accusa. Nomi noti dello sport italiano e internazionale avevano contribuito a fare conoscere Poker Star, la casa del gioco online. Adesso però la Guardia di Finanza ha scoperto una truffa milionaria. In pratica la società avrebbe evaso circa 300 milioni di euro. In altre parole, gli utili sarebbero stati spostati nell'isola di Man, dove il gioco ha un trattamento fiscale di favore. Allora cerchiamo di capirne di più nel servizio. Sapete cosa hanno in comune Ronaldo, Buffon e Nadal? Oltre ad essere 3 grandi campioni dello sport, hanno un altro elemento che li accomuna, il fatto di essere i testimonial della PokerStar, il colosso internazionale del poker online che solo in un anno riesce a raccogliere in giocate 1 miliardo di euro. Un fenomeno, quello del poker online, sempre più in espansione che frutta le casse di queste società introiti sempre maggiori. Soprattutto se, questa è l'accusa formalizzata oggi dalla Guardia di Finanza, una di queste società, la PokerStar, riusciva ad evadere le tasse in Italia spostando i propri ricavi a Malta e all'isola di Mali, che al settore del gioco virtuale riservano un trattamento fiscale molto più favorevole. Secondo le Fiamme Gialle, la PokerStar ha evaso tra il 2009 e il 2014 ben 300 milioni di euro. Questi sono infatti i milioni che dovevano essere tassati in Italia perché frutto dei redditi prodotti dalla società italiana del gruppo PokerStar, la Halford Media Italy SRL, che figurava come una società di consulenza, quando invece gestiva ed organizzava tutto il gioco nel nostro paese. La società italiana avrebbe dovuto fornire esclusivamente assistenza alla clientela. In realtà, dall'attività di verifica è emerso come le funzioni esperite andavano ben oltre l'assistenza, quindi dalla gestione del software, dalla stipula di contratti con i giocatori, dall'organizzazione anche di tornei di poker sia online che addirittura fisicamente all'interno di casinò nel nostro paese. Ci è voluto più di un anno di indagine per scoprire questa maxi evasione. Gli inquirenti hanno ascoltato i dipendenti della Halford, letto le loro mail, controllato la documentazione contabile, fatto un'analisi dei flussi telematici e interrogato anche i fornitori di servizi del gruppo. Indagini che sono convogliate poi grazie alla struttura piramidale delle varie società verso un unico responsabile, ovvero l'amministratore unico del gruppo, ora denunciato per frode fiscale.
Lo dicevamo nei nostri titoli, servono circa 500.000 euro per salvare gli affreschi della Basilica Inferiore di Assisi. Così i frati francescani si affidano alla Questua Online. I dipinti della Basilica Inferiore non erano stati lesionati dal terremoto del 97, però avevano subito delle infiltrazioni d'acqua. Adesso quindi hanno bisogno di essere restaurate, da qui la decisione di una colletta via internet. I frati francescani di Assisi si tengono al passo con le nuove tecnologie. Per recuperare fondi da destinare al restauro della Basilica Inferiore, che custodisce le spoglie di uno dei santi più venerati d'Italia, lanciano una campagna di crowdfunding. Eravamo abituati alla Questua, oggi lo facciamo attraverso i moderni mezzi di comunicazione, per stare al passo con voi e per cogliere quello che la tecnologia ci offre di meglio, cioè fare solidarietà attraverso un modo molto efficace, attraverso un click. Un click usato spesso da investitori per finanziare idee o progetti. E considerato che con donazioni, offerte dei fedeli in drastico calo, complice la crisi economica, non si raggiungeva la cifra, meglio rivolgersi alla rete per salvare queste pitture di maestri del 300 e del 600, dipinti unici ad essere risparmiati dal terremoto del 1997. Dopo il sisma, gli sforzi si erano concentrati nel resto del complesso monumentale per ripristinare ciò che aveva subito crolli. Per la Basilica Inferiore c'era sempre tempo, ora però è arrivato il momento per l'appello 2.0. Attraverso le tecnologie moderne, quella che San Francesco chiamerebbe sorella tecnologia, è un invito agli uomini di buona volontà a contribuire per una causa importante, salvare e salvaguardare un affresco della Basilica di San Francesco, dove è nata l'arte moderna, dove si trova il primo film a colori su San Francesco. Si tratta di 620 metri quadrati di affresco, di pittura, dei maestri come Sermei o altri come Giotto, Cimabue, Simone Martini, ma in modo particolare quelli del Sermei all'ingresso della Basilica Inferiore prima di portarsi sulla tomba di San Francesco. Per completare il restauro del primo film a colori di San Francesco, come dicono i frati, servono quasi 500.000 euro. Chi volesse contribuire può consultare il sito sanfrancesco.org. Gli affreschi sono danneggiati da vecchie infiltrazioni di acqua. È necessario ripristinare l'adesione degli strati d'intonaco e rimuovere i cristalli bianchi sui muri. Nella cappella di Santa Caterina, opera del bolognese Andrea De Bartoli, si interverrà anche con il consolidamento e il fissaggio dei dipinti e degli intonaci trecenteschi, la rimozione del particellato atmosferico ed un aggiornamento del restauro fatto 40 anni fa. Le opere sono state già approvate dal Ministero tramite la soprintendenza ai beni storici e artistici dell'Umbria. Ora servono solo i soldi. 4 anni fa la catastrofe di Fukushima, che ha fatto 18.000 vittime, la crisi nucleare è ancora irrisolta, ci sono state cerimonie in Giappone, in tutto il mondo e anche in Italia. Una mostra per esempio denuncia il dramma dell'atomica, come preoccupa molto il rapporto di Greenpeace sulla zona al centro del disastro. 4 anni dal disastro nucleare e a Fukushima la normalità è solo un'illusione. Delle 150.000 persone costrette ad abbandonare la propria abitazione, 120.000 non sono tornate e forse non lo faranno mai. Le montagne e i fiumi continuano a rilasciare radiazioni che ricontaminano zone già bonificate. Secondo l'ultimo rapporto di Greenpeace, nella regione si trovano 54.000 siti radioattivi e una quantità di rifiuti atomici che va dai 15 ai 28 milioni di metri cubi. C'è il problema dei 3 noccioli di combustibile fusi il giorno del disastro. Nessuno sa dove siano finiti perché l'area è inavvicinabile, nemmeno per le macchine. C'è il dramma dell'acqua, per raffreddare i reattori esplosi ne occorrono 300 tonnellate al giorno. E poi ci sono i costi, stimati intorno ai 170 miliardi di dollari per la sola decontaminazione dell'area interessata. Un disastro che ha cambiato il dibattito sul nucleare nel mondo. C'era una prospettiva di riprendere la costruzione delle centrali nucleari nel mondo. Dopo Fukushima, sostanzialmente in Occidente, tutto si è fermato. Però se guardiamo dall'altra parte del mondo, la Cina e l'India hanno continuato a costruire reattori. La Cina produce il 70% della sua energia elettrica con il carbone, una situazione da cui tenta di uscire con il nucleare, appunto, ma anche con le rinnovabili. La Cina è il primo paese al mondo per investimenti sulle energie rinnovabili, seguito nel 2013 proprio dal Giappone.
dobbiamo cercare di mettere fuori gioco i combustibili fossili. Che cosa abbiamo a disposizione? Sicuramente le rinnovabili. Un'altra carta era l'energia nucleare, era o è? Non è detto che passati magari qualche decennio dopo anche questo incidente e senza nuovi incidenti, si riprende in considerazione il nucleare. In Giappone, all'indomani dell'esplosione, tutti i 48 reattori nucleari che coprivano circa il 30% della produzione di energia elettrica vennero spenti e solo oggi si ricomincia a parlare di una loro riapertura, eventualità a cui si oppongono molti giapponesi. Il problema della centrale nucleare non è risolto. Protesto perché l'energia nucleare e l'umanità non possono coesistere in questo mondo. Spaventa la potenza fuori controllo del nucleare a scopi energetici, ma spaventa ancora di più quella a scopi militari, senza controllo o nelle mani sbagliate. Ne è la prova il confronto della diplomazia internazionale sul nucleare in Iran. Dopo circa un decennio di trattative e rotture, l'accordo tra il presidente riformista Hassan Rouhani e Barack Obama potrebbe vedere la luce, nonostante le forti opposizioni interne, i repubblicani del Senato americano, ed esterne, il governo israeliano fra tutti, che denunciano il pericoloso e possibile passaggio dall'uso civile all'uso militare da parte di Teheran. Il nucleare civile può essere una strada al nucleare militare, in quanto giustifica i paesi che hanno il nucleare civile ad adottare delle tecnologie che poi si prestano anche a fare la bomba. Ma il problema è un problema politico di chi vuole averla e deve trovare il modo di averla. E allora magari perché al Pakistan è stata lasciata fare la bomba? Stati Uniti, Russia, Francia, Gran Bretagna, Cina, India, Pakistan e ce ne sono altri di paesi che più o meno ufficialmente hanno la bomba atomica. Secondo l'Istituto Buddista Italiano, Soka Gakkai, sono 16.000 le testate nucleari sparse per il mondo, alcune decine anche in Italia. Una realtà spesso ignorata che una mostra itinerante, in corso in questi giorni a Roma e aperta fino alla fine di aprile, da anni denuncia e ricorda. Senza Atomica, inaugurata a Firenze nel 2011, è transitata in 44 città per informare e promuovere una cultura della sicurezza fondata sulla fiducia e non sulla paura o la minaccia. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari è lo slogan dell'iniziativa che mira a creare un movimento di opinione internazionale per il disarmo nucleare. 6 mesi di lavoro, 174 testimoni ascoltati e una relazione conclusiva di una durezza senza riguardi verso altissimi dirigenti mondiali del ciclismo. Questi sono i contenuti del rapporto che è stato pubblicato dalla Commissione indipendente per la riforma del ciclismo finanziata dalla Federazione Internazionale per stabilire una sorta di punto di ripartenza di uno sport che è stato travolto, lo sapete, da scandali e dal doping. Ci si aspettava probabilmente molto di più dalla Commissione indipendente per la riforma del ciclismo voluta dall'Unione Ciclistica Internazionale. Alla fine è un rapporto di 227 pagine dove sono raccolte le testimonianze di 174 persone legate al mondo della bici. Lance Armstrong, Biarritz, Riccardo Ricot, Piepoli, Vinokurov, Hamilton, Froome, tanto per citare i ciclisti più famosi, e poi organizzatori, giornalisti, medici e membri delle varie agenzie antidoping. Peccato perché le tre persone scelte dall'UCI, abituate ad indagare e da portare a casa risultati di grandissimo prestigio, vedi i casi dei voli segreti della CIA, il traffico di organi in Kosovo, il genocidio di Srebrenica, avrebbero meritato molto di più. Dall'inchiesta non è uscito nulla di nuovo di quanto non si conoscesse in precedenza. Il marciume del ciclismo degli anni 90, drogato dall'EPO, i rapporti in perfetto stile mafioso tra il grande baro della storia del pedale, Lance Armstrong, ed i presidenti dell'UCI, Ayn Verbruggen e Pat McQuaid. I documenti raccolti nell'inchiesta raccontano di come all'epoca, dopo lo scandalo Festina al Tour de France nel 1988, il ciclismo avesse un assoluto bisogno di un eroe con cui ripulirsi l'immagine e con cui molti tra ciclisti ed appassionati potessero identificarsi. La scelta cadde su Armstrong e dalla sua storia di sopravvissuto al cancro. Dall'anno dopo casualmente iniziò la serie di 7 vittorie consecutive al Tour de France per il texano, dopato più che mai, con casi di positività riscontrati nel corridore e magicamente fatti svanire dall'Unione Ciclistica Internazionale. Non si è scoperto purtroppo molto sui presunti pagamenti di migliaia di dollari che lo stesso Armstrong avrebbe fatto all'UCI in cambio di questi favori. La cosa di cui dovrebbero vergognarsi a vita il presidente Verbruggen e molti altri pezzi grossi del ciclismo mondiale
e che mentre coprivano e incensavano il dopatissimo Armstrong, gettavano palate di fango sul povero Marco Pantani, mai trovato positivo ai controlli antidoping. Le strategie di lotta al doping all'epoca di Verbruggen vengono giudicate dalla Commissione totalmente inadeguate e vengono chieste le dimissioni dello stesso Verbruggen dalla carica di presidente onorario dell'USEI. Davvero il minimo che potrebbe fare colui che ha portato il ciclismo sull'orlo del baratro. L'analisi dei tre commissari Dick Marty, Ulrich Haas e Peter Nicholson fa capire davvero quanto si fosse caduti in basso. Nel rapporto si legge che con il passaporto biologico sono stati fatti grandi passi avanti, ma che però bisogna continuare a lavorare per sconfiggere definitivamente il doping, che resta sempre un passo avanti rispetto ai controlli. L'ultima trovata sarebbe quella delle microdosi di sostanze proibite, difficili da individuare negli esami del sangue, microdosi che assicurerebbero miglioramenti delle prestazioni quantificabili tra il 3 ed il 5%. Numeri ben lontani dal 15-20% dell'epoca dell'epodimassa. La lotta continua anche per l'uso delle tende ipobariche e sull'ipotetico uso di bici che nascondono un motore elettrico al loro interno. Un accenno viene fatto anche al famigerato Eufemiano Fuentes, il dottore spagnolo indagato per doping, che avrebbe stabilito il suo nuovo quartier generale in Sud America. Ci fermiamo per qualche minuto, tra poco. C'è una ultima ora che riguarda l'ISIS che purtroppo ancora una volta si è macchiato di un altro delitto contro il patrimonio culturale. Alcune immagini che sono state rilanciate dal Daily Mail mostrano i miliziani mentre distruggono un tempio sufi in Libia a colpi di martello e in altre viene addirittura utilizzato un bulldozer. Ed era l'ultima notizia delle TG Cronache, TG Cronache che torna come sempre domani alle 14. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti voi.